questi movimenti qua, eh? Non sei che vai a far questo. E l'altro deve andare avanti. Siamo arrivati. Il mio entusiasmo è andato... Niente ragazzi, abbiamo sbagliato strada, quindi dovete entrare in macchina e andare a cercare il posto. Non so se là... Mi tocco le piante, chissà. Allora, è giusto adesso l'indirizzo? È giustissimo. Sì. A posto? Sto bene, dai. Sì, noi ci siamo un po' persi, abbiamo fatto conoscenza di altre persone. Casualità, a casualità il navigatore ci porta in un posto che non era quello, la destinazione. Casualità becchiamo una persona fuori che ci dice: ah no, lo conosco quello di Wing Chun. Dovete girare di qua. Ma ci percepe qua. Siamo arrivati finalmente, ragazzi. Ci abbiamo messo un po', abbiamo già sbagliato in mezzo strada, eravamo in mezzo ai fiumi là, girando. Mi tocco le piante, chissà. Fortuna vola che abbiamo beccato chi ci ha dato l'indicazione, siamo arrivati finalmente qui. Abbiamo beccato una persona che casualmente ci ha dato le indicazioni giuste per arrivare fino a qua. Comunque siamo qui oggi per provare, non lo dico perché lo sbaglio dicendo, arte marziale e il Wing Chun. Wing Chun, perché ci sono, ho visto ci sono scritti miliardi di modi, Wing Chun, Wing Chun, c'è qualche differenza, c'è qualcosa? Cioè, come mai tutte queste tipologie diverse? Diciamo che è una questione anche di dialetto. Okay. Dal mandarino al cantonese. I caratteri in cinese poi non hanno una traslitterazione fonetica. Okay. E quindi ognuno lo interpreta con la fonetica che gli sembra più adeguata e quindi chiunque fa un po' quello che vuole. Esatto. Qua mi hanno detto che la W viene usata per doppio vino, no? No, doppio W è whisky. Whisky. O doppio vino, dipende dalle zone. La V è vino. Allora, faccio una domanda da ignorante, ma c'è qualche differenza tra Wing Chun proprio a livello di pratica? In teoria non dovrebbe cambiare niente. Ok. In teoria. Però come per tante altre arti marziali, certo. Siccome chi insegna non acquisisce mai pienamente quello che gli viene tramandato, ognuno poi fa le cose che gli vengono meglio tipicamente, no? E quindi le informazioni diventano sempre meno e ognuno, acquisendo sempre meno informazioni, alla fine fa un ramo delle cose che gli vengono tramandate. Dato che qua siete appoggiati a Philip Byers, è uno di quelli che si avvicina un po' di più a Ip Man? Ho studiato male? No, come linaggio sì, perché diciamo Ip Man non ha avuto grandi allievi. O comunque sono stati pochi quelli forti che hanno provato il sistema in combattimento poi all'epoca che si usava, quindi c'erano queste sfide fra scuole, no? Cioè, il risultato tra i più bravi era Wong Xiaolong. Ok. Che Wong Xiaolong poi è stato il maestro del nostro maestro, che è Philip Byers. E di Bruce Lee. E tra l'altro la differenza di questo sistema rispetto ad altre arti marziali, anche filoni di Wing Chun, è che è molto strutturato per essere insegnato bene, principi e tecniche. Beh, ci cambiamo così, volevo proprio provare. Dai, allora due schiaffi anche da parte. Andiamo a cambiarci. Ah, con l'abbigliamento diciamo che non abbiamo proprio azzeccato, però ci perdoneranno. Ma nel Wing Chun c'è una divisa proprio particolare da mettere, che uno si deve mettere, non so, magari una tuta. Solo questa maglietta, deve avere la scritta ufficiale nei pugni dietro. Curiosa. Perché? Il nastro? Perché lavoriamo molto a mani nude. Okay. Quindi i guantoni li usiamo poco, solo per far sacco. E il resto, se lavoriamo, quando facciamo un po' di spari o cose, lavoriamo con i guanti aperti, tipo quelli che usano nell'MMA. Ah. La maggior parte dell'allenamento, quando usiamo i guanti,
usiamo sul famoso esercizio del CISAO, che include un po' tutto, e rilassi talmente tanto le mani che è facile che quando scambi ad alta velocità succede che ti puoi incastrare o sul gomito o sulla maglia. Ah, quindi con questo, le mani aperte, diciamo, e questo è il risultato, vedi? Ah, uno, due, questo. Facciamo avvolgere un po' le mani per perfetto. Sinceramente, avere il dito un po' mi piaceva anche. Fa figo. Se vuoi lo spezziamo la fine. Se arriviamo a 1000 like mi spacco questo dito. Solo per i like, ragazzi. Dicevamo prima che il Wing Chun sarebbe tipo la box cinese. Box cinese, esatto. Quindi si basa sui stessi principi, una guardia molto chiusa, come ti ripetevo prima, mani nude, perché sfrutti proprio tutto l'utilizzo dell'arto, e spostamenti molto rapidi. I gomiti sono chiusi, in maniera che proteggono sia la linea del bassa che il centro, e i colpi viaggiano per via rettilinee, in maniera che siano molto rapide, e si fa un forte uso della simultaneità, cosa che è difficile perché ci serve tanta coordinazione. Se sono così, ho una distanza, se sono così ne ho un'altra, vedi? Se lui vuole attaccare per uscire, no, con questa, sono già dentro. Rispetto che se sono così. Quindi tu parti, inizi a fare una combinazione, quella combinazione finisce quando finisce, è finito quando il match. Sei a terra o comunque non sei più in grado di rispondere. Sono riuscito a entrare qui, poi non torno indietro e aspetto di tirarti il prossimo. È entrato qui, continuo a pressare. Okay. Per impedire che tu possa reagire. Volevo anche far notare una cosa su queste fasciature qua. Sì. Che io pensavo si mettesse sulle dita, invece già qua, già come dicevi già te, impedisce che questo si apra. Cioè, non ci avevo mai pensato. Perché questa cosa, oltre a impedire che il mignolo si apra perché va a toccarsi, siccome il focus del Wing Chun è nell'allenamento molto dei gomiti, perché noi normalmente, vedi come siamo messi normalmente? Con i gomiti braccia base. Giù. Invece a noi servono tutte le braccia davanti, perché tutto il braccio ci protegge. E il polso non si muove se il gomito non lo spinge. Ok. Però noi come esseri umani siamo abituati a usare molto le mani. Per focalizzare l'allenamento sul gomito bisogna far in modo che il cervello molli il focus dai mignoli. Io sono rilassato da anni, cioè, quindi io sono di loro. Esiste una competizione proprio per il Wing Chun, cioè una gara? La realtà è che esistono. Ok. Con caschetti, protezioni, certi colpi non si possono dare, bidim. Ho visto quelli tutti protetti rossi di solito, ho visto, no? La realtà è che se non hai i guantoni, non hai il caschetto, l'unico pareggio che tu ti puoi permettere di fare è 0-0. Manu diceva prima, quando tu intercetti e vuoi contrattaccare, non puoi permetterti di prendere un pugno tu per darne uno all'altro, perché quel pugno ti può aver messo KO. L'unica misura dell'efficacia del Wing Chun è se uno resta a terra o no, cosa che in uno sport non puoi fare. Figata, iniziamo. Come si inizia? Cioè, come si inizia proprio? L'idea principale è quella di fargli capire come si sta in equilibrio. Perché finché non hai equilibrio, puoi essere chi sei, ma non riuscirai mai a muoverti correttamente, e soprattutto non riuscirai a tirare colpi potenti. Comunque, sì, l'approccio è quello di fargli sentire il cavallo, che noi chiamiamo, no? Quando allarghi, stai in posizione, no? Neutra, diciamo, e il bacino viene spinto, no? Verso dentro, testa dritta e posizione. Un esercizio semplice. Okay. Facciamo insieme. Ti metti così, gomiti vicini davanti. Posizione guarda. È un movimento semplice, te la faccio come te che ti è più facile. Con la sinistra un pugno, ok, verticale, e con la destra avvito. Ok, poi il contrario. Pugno con la sinistra, avvito con la destra. Verticale il pugno. Madonna, diventa verticale già difficile. Indietro. Indietro. Tu sembra carta forbice e sasso. Dopo diciamo questa base che era la posizione, cercare di coordinazione del corpo, diciamo, della parte superiore intanto. Che già lì io ho sbagliato. Nel Wing Chun non si para, si intercetta. Sono qua, no? Il tuo pugno è vicino. Il problema è che l'utilizzo della mano, no? Quotidiano, no? Cercherebbe per bloccare, no? Richiamarla verso su. Per mia mano ora che salga, vedi. Sono già arrivato. Sei già arrivato, ma ho il gomito. Il gomito sia da una parte o in caso la mano dall'altra mi permette di spostare la tua linea d'attacco e mettere la mia. Rompere la linea, mettere le sue armi da un lato sul mio gomito, che è una leva forte, perché pressa non ce la fai. Le mie mani sono libere e inizio ad attaccare. In sport a combattimento devi stare attento alla testa. Yes, testa e coprire. Chiaro. Qua no. Il computer. Sì. Perché no? Il famoso computer. Però dico, visto già in questi movimenti qua,
Cioè tu, di solito quando tu attacchi uno sport da combattimento, uno attacca e uno difende il corpo, sì, la parte debole, diciamo. Sì, certo. Qua che stai solo attaccando non pensi no, alla... No, non la vedi. Ma una va avanti, una torna indietro, sempre. Perché qual è il problema della fisica? Che io per generare forza non posso lanciare tutte e due le braccia avanti. Per farla andare, una deve andare indietro e l'altra deve andare avanti. Quindi, quando torno, questa torna indietro, torna in guardia. Perché se quando io faccio questo, tu attacchi e sono già dentro. Ok, prima tecnica, il Pong Sao si chiama questo? Pong Sao. Non altro che uno scambio di forze. Torniamo sempre al discorso, no, dell'utilizzo delle mani quotidiano. E se devo focalizzarmi sul gomito per creare la linea del pugno, no? E ho bisogno di, oltre che avere un riferimento a vuoto, che è la mia posizione, no? Che mi insegnano, però dopo questa posizione devo creargli una certa forza, devo creargli una certa abitudine a rimanere corretta. Ecco che il compagno, il partner, mi aiuta a far questo attraverso questo esercizio che è il CISO. Che uno guarda queste cose qua, non capisce che è un esercizio. È un laboratorio dove tu devi poi introdurre, a seconda del tempo, dell'abilità che riesci a sviluppare e della tua attitudine, inizia a mettere tutte quelle cose che servono per diventare un combattente. Okay. E un braccino appoggiato sul mio. Appoggiato. Sì. Ah, così? Vedi, come gomito rilassato? Vedi? Aspetta che devo trovare una posizione che non sembro deficiente. Adesso, con questo braccio tu spingi verso di me e io spingo. No, così come sei. Proprio così? Solo il gomito così. Verso avanti. Ah, ok. Qui, relaxi, okay. Gomito dentro. Ok. Quindi devo stare chiuso, i gomiti così attaccati? Il più vicino possibile, ma non è necessario che stiano attaccati. Braccia. E questo mi manca. No, stai qui. Ok. Spalle dritte, corpo dritto. Relax. Dritto. Quante braccia ci sono qua in mezzo? Quante braccia ci sono? Ti faccio vedere subito l'errore che vai a fare, che fanno tutti, anche noi l'abbiamo fatto inizialmente. Quando io vado verso di te, la mano segue, vedi? Come un coglione. No, mentre se tu isoli la mano e pensi al gomito, devi solo scendere e bloccare quel gomito. Stop. Yes. Questo esercizio qua è riproducibile anche sul... È quello che si... Quello utilizza. È no, fondamentale, di più. Il mio impatto è questo, io arrivo davanti qua, lo vedo, fighissimo. E ti attacchi la giacca. Allora, che cazzo... Cioè, nel senso, a volte non succedeva. Il mano lo usava come attaccapanni. È illogico fare un'applicazione con una roba ferma. Fare un'applicazione con te che ti muovi. Okay. Partendo dalle forme, che non abbiamo parlato, ma adesso accenniamo molto velocemente. La forma cosa mi dà? Mi dà un movimento preciso però a vuoto. Ok. Che io posso ripetere all'infinito e dopo centinaia e migliaia di volte riesco a farlo corretto, logicamente con l'idea corretta dietro. No? Siccome l'unico riferimento che ho quando sviluppo le mie forme sia statiche, che per esempio la Silun Tao, no? Che è la prima forma del Binzun, no? È statica. Quindi posizione e sviluppo solo movimenti attraverso le braccia, no? Qualsiasi esse siano. La seconda forma che è l'altra che ho delle tre, che tra l'altro le prime due mi servono per combattere, mi insegna, dopo aver capito il gomito, devo connettere il fianco al gomito e iniziare a girare per generare forza. Lui non mi fa sbagliare, io voglio sbagliare perché quando vado a contatto non vado più a contatto con il polso, vado a contatto con i gomiti, posizione, sì. No? Imparo ad avere la stessa, se l'omino di legno importante è all'altezza giusta per me, okay. Imparo a connettere come da forma il contatto reale, la forma mi insegna e la connessione è corretta. Cosa succede? Che io magari continuo a sbagliare all'inizio perché magari sto facendo questo inconsciamente, però lui non mi fa sbagliare perché mi fa andare di là. L'altra forza, le aste, le molle, ecco perché non deve essere rigido, perché sfrutto sta forza molla per creare lo shock. Pensano qua, sì. Appoggia le mani qui prima, così. Tocca con i gomiti, poi tirando da qui devi tirare in modo che lui venga verso di te e tu non vai verso di lui. Quando che ti fa questi movimenti qua, non sei che vai a far questo, ma questo serve per equilibrare questo. Non è che faccia due parate, questo mi fa capire che ho la posizione corretta. Il concetto nostro non è questo di rompere, ma è quello di andare direttamente là. Tutto il corpo ok, verso dentro. Cioè che questo va in avanti in questo modo, sì, tipo. Contatto sul gomito, no? Per darti un'idea di contatto, dove va il contatto, e l'altra magari sta in guardia. Se trovi uno che fa sport a combattimento, sì. Sì, però la combinazione te la fa partire, sì, la fa certo. Partire, certo. Non è indeciso, cioè nel senso, no? Non è il caso che tu vai per strada, va sto pugno, sì, che lo carichi da lì e lo vedi. Sì. Io dico,
E riesci a prendere sempre il tempo oppure no, questa, è logico cosa? Che devi lavorare su sì, tutto sempre è possibile, però dico riesci a prendere il tempo. Ok, che solo questo potrebbe... sì, pure però, no, però non mi scopro, non vado addosso, no? Prova Pesca. Sandro, eh? Prova sì. E proviamo, ma mi scappa, non succede niente. No, ah, no, vive il crack normale, ma di nuovo, no? Sì sì, come cosa ci sta, però secondo me se si usa a parte proprio di combinazione è un problema. Vedi, già quel middle sarebbe entrato, è difficile applicarlo sempre. Logico, devi trovare il tempo, corretto. Allora, stiamo parlando di un metodo di combattimento da strada. Mm-hmm. Okay. Stiamo parlando di un metodo di combattimento da lì. Quindi per strada, se io ti voglio attaccare, per strada ti vengo così, bam, bam, ti do. Se poi cominciamo a lavorare su un ring, su un qualcosa, è chiaro che... Ok, questa è la mia... La mia... Allora, se tu... La mia idea è questa qua, nel senso che ho visto tante volte, no? Il Wing Chun viene applicato e dicono... Con questo ti butti lì, tu sei onnipotente. No. Nella mia mentalità, no. Anche vedendo ora, no, nel senso, no. Se ci mettiamo in guardia uno davanti all'altro, certo. E ci sono dei cosi che certo, ci picchiamo per picchiarci, ma non è una questione di chi è più abile. Non è che sistema lì, che sei intoccabile, possibile. No, ma infatti, questa è la mia perplessità. La classica perplessità che si fa su questa arte marziale è no, allora, se uno fa. Cosa è imprendibile? In realtà, no, se uno attacca e l'altro attacca, male, vince chi? Oh, chi porta il pugno migliore. In una situazione di strada, scontro che so, ci fossero un atleta di sport a combattimento e uno di arti marziali, Wing Chun, è uno scontro. Fine. Esatto, chi vince? Uno scontro, certo. Non è detto che vinca per no, forza. No, questa è la mia perplessità. E un'altra perplessità che ho come preparazione fisica, perché in uno scontro normale che sono quei 3 minuti, ma si sa, 3 minuti sopra un ring, cioè quando combatti, quindi anche una rissa, 3 minuti, voi come preparazione fisica avete tutta una preparazione, allora, o si passa direttamente alla tecnica? Diciamo che come lavoro amatoriale devi passare direttamente alla tecnica, perché il tempo, no, che vedete, per impegnare a costruire tutto, e ripilotare tutto il comportamento ci vuole tanto. 3 volte a settimana, 4, più uno a fuori, allora si gestisce la parte, diciamo, cardio. A correre, qua si può fare la corda, però facciamo il sacco, facciamo i guanti da passata, tutto il resto, comunque anche quello ti dà dinamica, perché devi controllare sempre lavorando con timer, no? Per darsi i tempi, tutto quanto. Sì, che è la classica sì. Quindi ci deve essere la base di preparazione. Sì, il minimo di base di preparazione c'è. Cioè, perché? Anche perché ti mantieni in forma, sei sicuro su uno scontro che, come dici te, se dovessi andare per le lunghe, sei pronto e la guardia non va giù. Sì. Ma infatti questa è la mia perplessità, queste piccole perplessità che tu vedi e dici, ok, quelle lì va, allora no, ci vuole preparazione, io sempre detto, sempre. È efficace se viene applicato anche con una preparazione, perché certo. Nel senso, non puoi andare a prendere uno che è al bar, appena finito di bere, lo prendi, lo butti lì e dici, toh, difenditi. È possibile che un atleta di Wing Chun vada su una gabbia di MMA e possa batterlo di MMA? Bisogna che sia allenato al pari di quello di MMA. Quali sono le regole che vogliamo mettere? Perché se però mi dici che io non posso colpirti qua, non posso colpirti di là, quindi chi fa MMA è fatto apposta. Per quello diciamo che non è fatto a competizione Wing Chun, perché non prevede. Tornando alla domanda che avete fatto all'inizio. Prima, il Wing Chun è fatto per un combattimento, per combattere per strada. Per strada.